E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter e oggi siamo qui con Violetta per un video speciale su In Segreto. Violetta non conosce In Segreto, ovviamente, quindi oggi lo scoprirò. Ci sarà da divertirsi, lo sapete che lei è una persona molto educata, riservata e ho paura per lei oggi. Abbiamo cambiato anche ambientazione. Lo scoprirete nel prossimo vlog. Siamo in vacanza, fateci sapere se volete un video dove io e Violetta vi raccontiamo le nostre vacanze un po' particolari e stiamo morendo, ve lo giuro. 45.000 mi piace, prossimo episodio di In Segreto e vlog dove vi raccontiamo una cosa molto pericolosa. Esatto, come stavamo crepando, ancora mi cago sotto la notte. Ma adesso siamo pronti a leggere il primo segreto. Visto che In Segreto lo stiamo facendo tutti nella Illuminati Crew, lo facciamo anche io e Violet. Uomo di 18 anni. Perché pure gli uomini scrivono i segreti. Pensavo solo alle ragazze. Evitiamo battute sessiste, grazie. Sono fidanzato con una ragazza da un anno. Ci amiamo, scritto grande. Un giorno mi confidai con lei dicendole che sono bisex. Tre mesi fa mi presi una cotta per uno di 17 anni, pure minorenne. Pensa te. La settimana scorsa mi dichiarai e ieri sera abbiamo scopato. Per terra. Adesso stiamo insieme. La mia ragazza sa tutto e non le dà fastidio. Ah, pure. Magari vuoi fare una cosa a tre, no? Beh, come si dice in questi casi, prendere due piccioni con... No, prendere una picciona con due fave. Picciona golosa, anche si dice. Una volta c'era la pubblicità, cavallo goloso. Invece adesso picciona golosa. Ma che segreto è? È un segreto che sono dei maiali. Ma se lei sa bene. Se lei non lo sapeva, forse era un segreto. Ma se lei lo sa... Infatti, che segreto è? Uomo di 14 anni. Anna, vabbè, ancora più piccolo. Uomo. Poi uomo. Così, ragazzino. Non so perché, ma tutti i sabati sto male e non riesco ad andare a scuola. Lo so io perché. Perché ti sei rotto il cazzo tutti gli altri giorni, dal lunedì al venerdì. Io ci vorrei anche andare. No. E allora stai male, detesta. Stai male veramente. Sì. Ma è come se il mio corpo mi imponesse di non andarci. Tutte le volte vomito e ho sempre mal di testa e ho mal di stomaco. Non so come fare. Oh mamma mia, vai dal dottore. Sì, vai dal dottore. Cioè l'antiscolite. Che cazzo è l'antiscolite? L'antiscolite. Lo scuolo è una malattia del sesso. No, vai in una scuola dove si va a scuola dal lunedì al venerdì, punto. Uomo di 26 anni, ho tutti uomini, non riusciamo a beccare una donna. Ragazza stupenda conosciuta 7 mesi fa. Usciamo per un po' e noto che ha un odore strano. Oh mamma mia, ma che è? Ma non ci faccio caso. Nel momento in cui dobbiamo farlo, lei si spoglia in auto. Mai sentito un odore simile. Non mi tirava nemmeno più. Che schifo. Scusa, ma non si lava? Cioè, che c'ha? Che problema c'ha questa? La soluzione è una sola. Fatti un bidet. Yeah. Fatti un bidet. Yeah. Uomo 18 anni, sempre a che fare con l'odore, quindi prego. Quando vado da mia nonna, controllo sempre se nel bagno ci sono le calze di mio nonno per poi odorarle. Ma perché? Che schifo. Sto per vomitare. Che cosa perversa! Io pensavo per toglierle, perché puzzavano, no? Per odorarle. Puzzano e meglio è. Magari i figli del nonno hanno un profumo particolare. Dai, che schifo, mi addomita, veramente. Uomo di 19 anni. Il mio amico dell'università mi fa notare tutte le belle ragazze che vorrebbe farsi. Eh beh, chi non lo fa? Io mi fingo interessato, anche se io vorrei farmi lui. Eh beh, diglielo, no? Che cosa? Vuole farselo. Beh, sarà molto contento. Magari in realtà sta cercando di farlo ingelosire, eh certo, no? Le storie d'amore, sentite, no? Donna di 19 anni. Sono disposta, senza problemi, a fare la prostituta una volta uscita dalle superiori per mantenermi all'università. Certo. Senza far pagare i miei genitori. Beh, mi sembra il lavoro più remunerativo che esista, quindi ottima scelta. Sì, ma non è finito. Poteva farla da youtuber, forse guadagna... No, prostituta guadagna sempre di più. Direi che mi hanno aiutato già abbastanza. In ogni caso, le prostitute guadagnano parecchio. Certo. Fino a qualche mese fa l'avrei fatto solo con un ragazzo che mi avesse amato. Sì, adesso ora che non succede? Me ne frega nulla. Voglio solo finire gli studi e andarmene via dall'Italia. Soldi, ecco, in questo caso, vedete ragazzi, fuga di cervelli all'estero. Quindi non solo c'è fuga di cervelli. Cervelli molto evoluti, Cosa vuoi fare? No, ma non solo c'è fuga di cervelli, abbiamo anche un problema che è la fuga di fringe. Che belle aspettative di vita. Ovviamente avrà un futuro molto roseo. Donna di 16 anni. Tra parentesi, sono la sorella di uno youtuber abbastanza famoso. Ho paura di avere un fratello gay. È da un po' di settimane che prova i miei vestiti e guarda Milotte Pony. Guarda My Little Pony. Ah.
ed ogni tanto mi chiede se può giocare con i miei trucchi. Questa cosa mi rattrista. Ma quanti anni ha il fratello? Non lo so. Perché deve rattristare? Se è così, magari sta solo provando. Magari è quello che se fa l'amico e lo dice alla ragazza. Donna di 18 anni. I miei amici maschi, solo per scherzare, mi prendono in giro dicendo: fai schifo lesbica, ammazza che scherzo. Che bello scherzo, sì. Complimenti. Il problema è che io lo sono veramente. Ci rimango male comunque. E ci credo. Quindi per vendicarmi mi sono scopata la ragazza di uno di loro. Sei stronza. Hai fatto bene, complimenti. Così si fa. Ultimo segreto, la perla della giornata, l'ha scoperto Violetta. Donna di 16 anni. Ecco che è quasi una 2000. Un giorno andai dal mio ex per perdere la verginità. Ecco. Pensavo che era una bestia. Vuol dire? Ma che cosa? Hulk, che cazzo è? Ma appena io ho visto il pene, sì, mi sono ricreduta. Il fringuello, dai, cioè il cincillà. Mi sono ricreduta. Non era una bestia. Ma che mi fai leggere? Che è successo? Non lo so. Perché era in erezione, era lungo massimo 9 centimetri. Allora io gli feci una foto, addirittura, e la misi su Instagram. Ma non è vero, taggandolo. Il giorno dopo lui chiuso nell'armadio della palestra della scuola fino alle 6 di sera. Ma poveraccio, ma come ha fatto a fotografare? Ma infatti sì, perché si è fatto fotografare il pisello, pure lui, ma sei scemo. Pisello, puntina da disetti, e questo qua è 9 centimetri. Oh, senti, non prendere in giro gli altri solo perché tu ce l'hai. Bene, direi che possiamo finire qua questo episodio di Il Segreto. Divertente. 45.000 mi piace. Prossimi segreti. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Facebook e Instagram li trovate in descrizione. Su Instagram non ci saranno foto del mio pezzo. No, non entra. No! Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Vi mandiamo un abbraccione, un salutone e ciao. Ciao. Questo è l'albero della città. È molto grande. È molto bello. Era molto bello. Santa Giorgio?